Eccoci tornati in diretta con una novità. Intanto, qui in parte a me è arrivato di corsa per vivere insieme questa novità il mio socio Nicola Biondi. Siamo in diretta anche su Facebook, sulla pagina istituzionale, quella della FIBIS. Quindi, per seguire gli incontri del 38esimo Gran Premio di Goriziana in corso di svolgimento qui a Saint Vincent, lo potete fare in due modi. Uno, da YouTube, quindi dal canale Fibis TV di YouTube, rigorosamente dal vivo, come dal vivo è, come vi ho appena detto, la trasmissione da Facebook, dalla pagina Fibis di Facebook. L'incontro che vi andiamo a proporre vede contrapposti una prima categoria dello scacco matto di Brescia, Giampaolo Valotti, ad un'istituzione del biliardo italiano, quel signore che vedete inquadrato sulla destra dei vostri teleschermi, non dico coi capelli bianchi perché entrambi hanno i capelli bianchi, ma diciamo quel signore con il gilet rosso, niente po' di meno che Giampiero Rosanna. Due volte campione del mondo. Non ricordo, non me ne voglia Piero, quante volte campione d'Italia, ma Molte sicuramente volte. uno dei giocatori che ha vinto più gare in assoluto, detiene di certo un record in questo senso il Varesotto, perché è di origine lombarda e più precisamente della provincia di Varese. Ricordiamo i titoli di questo ragazzino di una settantina d'anni più o meno, adesso poi controlleremo, anzi guarda, controlla su Wikipedia. Di quando è Giampiero Rosanna, di che anno è Giampiero Rosanna. Ricordiamo i due mondiali vinti da Giampiero Rosanna. Il primo correva l'anno 1985, si era in quella di Spoleto, località in cui torneremo con la prossima prova BTP. Ebbe ragione in finalissima di Miguel Angel Borelli. E poi, dopo qualche anno, si va nella mia città di adozione, di ora Arezzo, presso il Pala Congressi di Arezzo nel 1992, ebbe ragione in una finale drammatica, 2-1 su Belluta, risalendo dal 2-0 in favore del Golden Boy, questo era allora il soprannome di Riccardo Belluta. Vinse un campionato con un Belluta che era nel suo anno d'oro, appunto il 92, Belluta che conquistò in quell'anno il campionato italiano in finale con Arturo Albrito. A Sabadell in Spagna conquistò anche il titolo continentale, sempre avendo ragione di Albrito, e Rosanna gli rovinò la festa perché non gli permise di fare il triplete, appunto strappandogli il titolo iridato, il titolo mondiale. Giampiero Rosanna è del 1944, quindi Quindi 73 primavere per lui. stiamo parlando di un ragazzino proprio alle prime armi. Esattamente un mese fa ha compiuto proprio 73 anni. E quindi gli facciamo con un mese di In ritardo gli ritardo, gli auguri. auguri, sì. Piero non partecipa più molto assiduamente all'attività agonistica, si dedica tanto comunque alla presenza nelle varie sale biliardo che hanno l'onore di poterlo ospitare nei centri sportivi, ed è molto apprezzato anche come istruttore, fa tanta scuola. Lui che è davvero una delle istituzioni, una delle icone del biliardo. Sì, tra l'altro noi un paio d'anni fa abbiamo avuto anche la fortuna di averlo più vicino perché eravamo tesserati al Guglielmo Tell e lo stesso CSB in cui era tesserato anche lui e E ogni insomma giovedì gli si ogni fregava giovedì gli qualcosa. fregavamo qualcosa. Intanto Un po' impreciso Giampiero subito sull'acchito, la prende troppo fine, intercetta il pallino con la sua biglia. Alla fine non è venuta fuori poi una difesa, una no, no, posizione una rimanenza di posizione tutt'altro che. facile da attaccare. Non ho molte notizie, non me ne voglia Giampaolo, su Valotti. Sicuramente è di un bel CSB bresciano, perché lo scaccomatto è una gran bella sala, questo sicuramente. Però non ho altre notizie in merito a questa prima categoria lombarda. Vediamo come decide di affrontare questo angolo Giampiero con tanto effetto interno.
rimasto leggermente corto per la difesa, ma in questo tipo di specialità forse, Gianluca, correggimi se sbaglio, può essere anche un affare. Sì, assolutamente. Non è un affare questa esecuzione di Valotti, che non ha valutato il fatto di orientarsi verso la sponda corta di sinistra per battere Bricolla, dato a tirare un giro che nasceva già difficile. Adesso sfaccio per Giampiero Rosanna, la prima occasione per marcare. Non riesce a fuggire dal rimpallo. Troppo effetto sulla sinistra, impartito da Giampiero, la palla battente ha rallentato, quindi non ha incrociato sul biliardo, non ha attraversato la mezzeria. L'avversaria è arrivata in terza passata, ha trovato questo rimpallo. C'è qualcosa che non va nella marcatura. Sì, adesso l'arbitro Matteoli ha già provveduto Giampiero a togliersi 80. È buono questo giro di scambio di Valotti, 18 punti per lui. Unico neolaforza, leggermente lungo, pagherà Spondeviglia. Uno dei pericoli che ormai con assiduità vi stiamo cercando di far osservare, soprattutto alla specialità della Goriziana semplice e doppi. Sul largo lo spondepalla di Giampiero Rosanna realizza 12. E adesso Bricolla per Valotti, sostanzialmente in parità l'incontro dopo i primi colpi. Qui prende una porzione di palla un po' infelice, Valotti molto sullo scarso, non difende. E Rosanna può andare a questa esecuzione. Si china per vedere se c'è il passaggio. Io penso di sì, Gianluca. Se c'è passaggio vanno praticamente al centro Centro da da solo. sole. L'ha un po' rallentata di steccata, Piero. Sì, secondo me per essere più sicuro di marcare, secondo me è solo un deficit di forza questo tiro. Deficit di forza, probabilmente anche tagliato più del necessario verso sinistra. La palla si è battente, si è accovacciata molto vicino all'angolo. Vediamo se Valotti gli fa pagare questa imprecisione con uno spondebiglia. Alla fine non marca bene l'effetto, ha attaccato anche abbastanza alto sulla lunga, ne è derivata una spondabiglia troppo stretta. Palla in quella posizione va attaccata con una steccata più morbida, diminuita di forza e aumentata d'effetto. Di effetto buono spondapalla a portare le biglie in parificazione per Giampiero. Vediamo se trova questa misura che a volte può essere pericolosa. La trova alla perfezione Piero Rosanna. Ce l'ha messa con le mani attaccata alla sponda lunga, la sua biglia. In queste uscite Giampiero ha sempre avuto tanta tanta eleganza. Queste Sì, poi soprattutto nel gioco di uscite di rifinitura, di sensibilità. sensibilità, esatto. Sicuramente non sarà più brillante come una volta sulle esecuzioni frontali, però sicuramente se il biliardo vuol dire anche bagaglio di esperienza, qua ce n'è un tigre di esperienza. Ne può vendere. Rosanna. Ancora di seconda e terza a contenere la battente. Qui non c'era pericolo neanche di rimpallo di terza. Questo è un tiro abbastanza schematico. Battetelo senza troppi patemi d'animo. Palle, le biglie allineate al primo diamante dalla lunga, con la battente leggermente a favore, anche se la battente attraversa la mezzeria, lo fa dopo il passaggio della palla avversaria. Quindi concentratevi in quella posizione. Alla realizzazione, concentratevi alla porzione di palla per realizzare al meglio possibile. Chiaramente bisogna tagliare un po' ad allargare, non è assolutamente vietato tagliare contro, se parte il taglio contro si fa lo scambio. E qua non si salva su questa 2-1 di 3 Valotti. Adesso traversino a girare per Giampiero che diminuisce di forza, lo precisa in un Bravissimo. modo ottimale. Bravo Giampiero, 40 punti. Ha fatto pagare subito l'incertezza al suo avversario.
circa 4 diamanti di differenza. L'angolazione di queste biglie si gioca preferibilmente di tre corse, E direi che pur l'ha fatto in maniera perfetta. impeccabile perché Sì. l'ha attaccata alla sponda lunga e crea scomodità anche su questa conclusione di calcio per Valotti, che La fa bene. però decide di affrontarla con pochissimo effetto e la precisa molto bene. Bravo Giampaolo. Vi dicevo del traversino di prima, ricordatevi di non essere mai tirchi nel dosaggio dell'effetto, meglio essere generosi, non concentratevi tanto al colpo, ma appunto quanto alla qualità di effetto, che è quella che vi fa girare e fa distribuire meglio la corsa delle E biglie. vi fa sostenere verso la corta. Sì, a volte si dà colpa al fatto della mancanza di colpo, ma quando si viene a bere dalla corta, dalla prima corta, è semplicemente un Che non deficit si è di dato effetto. effetto. Due sponde a scendere per Valotti. Trova questa parificazione Ma qua Giampiero l'attaccherà. all'altezza del secondo diamante. Vediamo se l'attaccherà di traversino di prima oppure se di bricolla. Se la bianca è leggermente a favore, meglio di traversino. Ma allora sono Secondo quasi me non è dritti. tanto spazio. No, no, Più che altro c'è. non c'è spazio. Sì, cerca di prenderla di prima. Con le Si mani. incastra perfettamente tra sponda e palla. Addirittura qui Giampiero è stato troppo bravo. Sponde palla di effetto contrario a scavare di colpo sotto la battente con l'effetto a destra per far scivolare la gialla nell'angolo. E lo fa eccezionalmente bene, capolavoro di Valotti. Questa è davvero È bella questa davvero una bella soluzione. palla, sì. Di tutto effetto. Ha scavato benissimo questo ingresso. Un tiro senza margine d'errore, ma semplice e doppi. È anche giusto delle volte attaccare senza margine d'errore. Sì, è sicuramente un gioco dove rispetto ai tutti i dubbi bisogna forzare un po' di più quella che è la marcatura, Vale doppia. uno perché vale doppia e due perché a volte la rimanenza a vista non è un male, anzi. In finezza, vediamo se decide di passare esternamente al castello o internamente. Penso esternamente. E anche a bere un 2 non succede niente, anzi. Anzi, ti assicura di andare a finire in angolo. E infatti in angolo va a finire Valotti, Rosanna ha scelta obbligata, dovrà parabolare. Che è un po' la La specialità della specialità casa. della casta, te lo stavo per dire. Qui è stato sfortunato perché ha preso quasi Contemporaneamente, contemporaneamente. sì. Se volete divertirvi in giro per YouTube ce ne sono tanti, guardate qualche video di esibizione di Di Giampiero Giampiero Rosanna, è soprattutto bravissimo. nelle frustate. Poi non vi deprimete, però, guardatelo senza deprimervi. Nelle frustate non provate ad imitarlo a casa, eh? Come si dice nei video. Se avete un biliardo personale, evitate, se no Preservatelo, fate preservatelo. qualche buco. Un giorno ad Arcisate ne ha fatte due o tre. Gli ho detto: Piero, guarda, vado di là a giocare perché sennò eravamo nel biliardo dell'ingresso. Ho detto: vado di là perché sennò mi viene la depressione. Su una frustata mi invitò a provarla e dissi no, biliardo nuovo, se avessi dovuto cambiarlo il giorno dopo magari avrei provato. Guarda qua che appoggino Che controlla classe jump. un appoggio un po' alla Cifalà Alla Cifalà nella finale con con Nene Gomez. Gomez. E qui vediamo se ha qualcosa dalla corta, penso di no. O perlomeno difficilissimo a indirizzarla a Birilli. Sai che forse
anzi senza il forse, un ce l'ha calcio di di taglio traversino contro. di effetto contro. Sì, sulla strada a battere, a strisciare un po' in corta, se può ritornare ancora nel Sì, mezzo con la e se forza la di passare il più la taglia è castello. meglio è, più la taglia è Bravo, più entra. bravo. Deve stare attento solo a non A prenderla non di prima. prenderla di prima. Eccolo qua, Che bravo! Favoloso bravissimo. Valotti, favoloso. Solo leggermente lunga, c'era proprio la proporzione. Vabbè. Ti C'era dirò proprio la che proporzione per ritornare nel centro con l'ha entrambe precisata davvero molto bene, 52 punti. Qui Giampiero diminuisce la forza per ritornare al primo diamante con la sua biglia e dare le tre passate. Questo è un Fantastico! capolavoro. Che risposta di Giampiero Rosanna. Questi due signori che sono ultra settantenni per ora ci stanno regalando delle perle, ma soprattutto delle perle di saggezza, Di direi. saggezza, di come si gioca questo gioco, perché a volte viene un po' confuso con la specialità dei tutti doppi, no? Un gioco totalmente diverso. E ci sono 9 birilli, la similitudine a quello. Buona la divisione, anche se lascia a gioco forza una bricolla, avrebbe dovuto tagliare leggermente di più verso la sinistra. Sì, qui in questo caso secondo me non è neanche sbagliato proprio dare la forza della corta all'avversario Sì, per evitare di perdere questa bricolla. Cioè, allora, diciamo che è un errore abbastanza veniale. sì. Allora, io quella palla lì la imparai anni fa scolasticamente con la divisione alla cifra, la 20-20 per intenderci. Nel tempo poi smisi di tirarla perché spesso e volentieri pagare una bricolla, soprattutto a 9 birilli con una palla al 20 che ti fanno attacco-difesa e devi andare al volo dall'altra parte, allora decisi da quel momento, soprattutto all'italiana, di dargli la forza della corta di generare una rimanenza a vista, no? A lasciare un giro brutto. Poi se l'avversario ci mette sotto la stecca e me lo fa, appoggio la Non mano sul biliardo, è che picchio tre si può volte e gli dico legare, insomma. esattamente, l'avversario non si può picchiare. Salvo rarissimi casi. Di misura, Rosanna, sullo stretto. Qui voleva fare l'altra parte del castello, Giampiero non ci è riuscito. E lascia una invitante conclusione di calcio adesso per Valotti. Un gancio dalla corta. Qui deve essere bravo a contenere la sua biglia nella buca. Gioca soltanto quella steccata corta rapida per fermare lì la battente e altra La precisa perfezione. molto bene Valotti, 36. Ho visto giocare peggio, Eh sì. parecchio peggio. La toccata addirittura di leggero, Effetto a destra. Sì, di leggero effetto a destra. adesso di americana di calcio, Giampiero Sai che c'è anche Rosanna. questa? Ma gli è sfuggita, guarda, l'avevo vista più bella. Alla fine ha preso la peggior porzione Gianluca, perché se l'avesse intercettata di due avrebbe fatto buca buca. Sì, perché Prenderla avrebbe di toccato poca tre, corta e sarebbe venuto via dritto. prenderla di tre nel massimo ingresso, chiaramente non aveva più, controllo della battente. E continua a ricamare Valotti sul biliardo, un altro angolo di precisissimo 18 punti. Nessun timore reverenziale verso la storia del biliardo. Certo. La cosa bellissima è che io avevo 12, 13, 14 anni, mi ricordo Piero già così. Cioè, come lo vedi ora? Io ho quell'immagine lì, la prima volta lo vidi a Pavia che veniva a fare una gara. A costo. E allora c'era un detto, sai? Quando partecipava Rosanna. Rosanna c'è a fare la gara, a posto, allora si tira a far secondi. Allora, si parte dalla piazza Sì, d'onore, ma eh? sai che ha vinto un quantitativo di gare. Io penso che si attesti più di 300. Ma sì, sicuramente, sicuramente. Le faceva tutte, è sempre stato un agonista puro, faceva dalla gara provinciale, rionale,
condominiale fino al campionato del mondo. Le ha sempre fatte tutte, sempre con una positività impressionante. Dopo l'angolo di Valotti, il secondo consecutivo, sempre da 18 punti, Valotti ha preso un sostanzioso Gianluca vantaggio. Sì, 178 Rosanna, 230 Valotti, Garuffa per il Bresciano. Ed anche con pieno merito, e prosegue ancora nella sua marcia, 20 punti su questa Garuffa. ...2,50 a 178 per Valotti. Adesso Rosano è obbligato ad andare al volo sulla lunga di sinistra. Un angolo bello, però aveva questa palla con tantissime porzioni utili. Guarda che bella distribuzione, sì. Dall'alto si vede ancora meglio. Quando la biglia battente genera da sotto i birilli e l'avversaria è alla metà tra l'acchito del pallino e l'acchito della palla, all'altezza del primo diamante della lunga, una delle posizioni più semplici da salvare, con 4-5 punti a prendere e uno a perdere, ma in quella posizione non c'è neanche quello a perdere. Qui forse un po' timida la forza, sì. Lo vediamo benissimo da questa telecamera, traversina adesso due per e mezzo, o tre e per mezzo. Giampiero, secondo me la sforza 3,5. 3,5 si precisa meglio, sì, sì. La marcatura. E alla fine se ha la forza di andare lì al posto del rosso, fantastico Rosanna, questo tiro non è affatto casuale. No, questo è... Ho giocato proprio questa forza. E questa è una di quelle situazioni dove la palla battente peggio si gioca e meglio è, perché ci si poteva anche addormentare toccando la corta più vicino all'angolo, ma qui meglio così, si lascia la palla avversaria proprio in mezzo al mare. E complice un po' di fortuna. Valotti, sì, però è riuscito molto sì, bene. Sì, anche sì, in esce caso. Anche da questa situazione. 16 si vede punti. Comunque l'esperienza. Sì. Il capello bianco si nota. Non solo a livello visivo, ma soprattutto dalle scelte. E adesso Giampiero incomincia a prendere anche il biliardo, che da un punto di vista dei tiri indiretti, 20 punti, e alla fine siamo lì, nonostante che Valotti non abbia sbagliato alcun tiro, Rosanna non cede molto facilmente il passo. Qui un po' impreciso, trova questo pallino, che non era nelle sue intenzioni. Sì, comunque un buon bottino per un tiro... tendenzialmente praticamente sbagliato. Angolo di misura per Rosanna. E qui sono curioso della forza che imprimerà Rosanna, se la allunga fino alla buca. E alla fine guarda, fa 28 punti, e alla fine è una bella scelta anche questa, perché si assicurava, aumentando la forza, anche una miglior precisione sul castello. Sì, diventava molto più semplice. Di misura può nascondere degli insidi a questo tiro, allungandola ci si assicura anche un impatto migliore tra le biglie. E qui dovrà andare in accosto dalla lunga Valotti, se vede una porzione di sponda che lo può portare a toccare la biglia bianca. Addirittura ci va di gancio, deve alzare leggermente il calcio della stecca, questa è insidiosa, eh? Deve battere intorno al primo diamante, considerata la forza. Ma la fa in un modo fantastica Valotti, 8 punti. Questa per ora, Gianluca, guarda, mi sbilancio, è una delle più belle partite che abbiamo commentato fino adesso di tutto questo Gran Premio. Non abbiamo commentate molte ancora. E guarda come gli risponde Giampiero Rosanna, 40 punti di bricolla. Sì, ma il gioco che stanno esprimendo è un gioco davvero di livello assoluto. Stanno davvero giocando molto bene entrambi. Garuffa per Valotti, posizione ottimale, partenza dall'angolo, battuta orientata intorno al secondo diamante della sponda lunga. E ancora la risposta, peccato per questo passaggio in mezzo, ma ancora una buona uscita del Bresciano.
3 di calcio sullo stretto per Rosan, delicata. Questa non si prende. È passato vicinissimo. Meglio così. Se l'avesse presa con quella porzione avrebbe pagato traversino. Arrivando scarso scarso avrebbe pagato traversino. Eh sì, a muoverla poco quella biglia si poteva lasciare un tiro peggiore di una biglia libera. Titubante Valotti sta scegliendo, sta pensando se lasciare la palla battente sul, la palla avversaria sul posto, se farla posizionare dall'arbitro Matteoli del comitato di Firenze. Sai all'Achito. Chi è collegato anche con la diretta Facebook? Il vice campione del mondo, e se Michelangelo Agnelli. E guarda appena prima, Filia Nicolas. Allora ciao a Michelangelo e ciao a Nicolas. E che purtroppo si sposta vistosamente Valotti. Addirittura gli è partito completamente. Vediamo questo replay che può essere interessante. Almeno a volte, almeno facciamo capire che a volte gli errori che si fanno non sono casuali. Guardate, la palla è puntata senza effetto. Guardate nel momento dello scarico come la punta della stecca, torna indietro, come la punta della stecca va a imprimere effetto involontario a sinistra. E chiaramente la biglia, complice anche il fatto che di colpo ce n'era poco, gira un po' per il biliardo. A volte si sente dire la battutina, oh, non, la palla non mi ha preso l'effetto. Siccome la palla per adesso ancora non decide, non ha dei poteri, l'effetto non glielo, no, non gli si è dato. Non diamo colpa alle biglie. Qui in accosto Valotti alza la sua biglia, quindi concede un traversino a Rosanna. Vediamo se lo giocherà di misura, solo una biglia chiaramente sul largo. Si è corretto molto, guarda, dall'errore precedente che gli era costato un gancio. È stato giustamente sul largo, 4 punti. Parlavamo di esperienza, il giocatore di esperienza è proprio quello che non commette due volte lo stesso errore. Adesso è lui che dovrà, sarà Valotti, dover andare a cercarsela di americana di calcio, corta, lunga, corta. Il tiro tipico delle boccette. Sì. Che non è il sotto in su, quello sotto in su è corta, aiuto, corta, corta. Buon per lui che gli è passato lontano da questa biglia, perché c'era molto più spazio anche per bere di più. Sei punti sceglie l'Achito Rosanna. Matteoli adesso posizionerà la biglia gialla sulla pena iniziale. Vediamo come lo sceglie Giampiero. Ma Giampiero è un Achito di colpo che è fantastico, però questo gioco secondo me è molto, anche più se abbiamo visto che tirato in un certo modo. Però stanotte ci ho pensato a questo tiro e poi ti dico, devo provarlo. Rosanna 12. Secondo me. Secondo me l'ha scelto anche per la posizione del pallino. Sì, quello sicuramente, quello sicuramente. Se il pallino non fosse stato lì, non sono completamente sicuro che Rosanna non lo scegliesse di colpo. Ti posso dire la mia su questo Achito? Allora, siccome queste biglie comunque camminano di più dopo l'impatto, quindi non, diventa non un problema di corsa della battente, bisogna giocarla un po' più a farla scartare la palla. Cioè, invece di mirare grosso e mettere l'effetto che curvi un po' di colpi in testa verso la direzione dell'effetto, fare un po' il contrario, cioè mirarla più scarsa, bloccare un po' di più il braccio per tenerla più lì, per tenerla più sulla linea. E secondo me potrebbe essere un'idea. Qui Giampiero va a vedere, non lascia niente al caso, perché va a vedere esattamente quanto stacca la biglia gialla dalla sponda, e qualora dovesse essere attaccata, Gianluca si gioca uno sponda palla d'effetto buono a tirarla proprio quasi nella fossa. No, sceglie qualcosa di prima. Angolo a portare le biglie entrambe sulla sponda. Qui l'ha presa enorme. L'ha presa troppo grossa.
Ecco, un bilan disastro. Beve, tra l'altro, di più non si poteva bere perché ha bevuto il rosso. Non gliela dà. Hai visto nell'entrata? Torna indietro. Guarda dove ha puntato e poi è rientrato verso il centro, non gliel'ha dato, quindi la palla non si è spostata. Sì, perché confidavano una sbandata per andare a prendersi... Una sbandata o quantomeno non in uno scarto. Sì. Qui non è stato uno scarto, qui è proprio... È partita dritta per dritta. Senza effetto. Anche perché sennò non avrebbe bevuto il centro del castello. Se avesse preso grosso, ma la palla avesse avuto effetto, sarebbe andato... avrebbe bevuto, ma qualcosa di più largo sicuramente. Sì, un 18 largo, non il rosso pulito. Due uomo di tre adesso per Rosanna, sostanziale parità. Due uomo di tre, quanto effetto Giampiero? Ma l'ha dovuto costruire. Ce l'aveva, e lo fa anche, lo fa molto bene. Che bravo Giampiero, 36, che lo portano in chiusura. Sì, sì, l'ha dovuto davvero costruire perché è passata una palla circa dal pallino. Sì. La battuta meno carica d'effetto o addirittura senza era preclusa dal pallino, si rischiava di prendere. Vediamo come gli replica il suo avversario. Gli replica in un modo fantastico. 52 punti. Che bella partita. Che bella partita. Si stanno scambiando conclusioni indirette... Davvero favolosi questi due signori. Garuffa per Rosanna, 36 a chiudere. Se la sta sullo stretto, c'è l'ingresso, ma è un ingresso. Lambiase, Davide, Piazza Giuseppe, pigliato 10, Lambiase, Piazza. E qui va a guardare quanto stacca. Per i birilli forse Gianluca è durissima. Ma per fare i birilli secondo me la strada è giocarla veloce, prendendosi dei rischi, ma giocarla veloce. Però con il tuo avversario, a 36, un accosto. Sto bravo. Perché 36 è semplice doppio, sono tanti. Sì. Io accosterei. Sai, a tutti i doppi è un tiro che si può fare, ma semplice doppi. Infatti, cioè anche se lasci qualcosa, parteva a prendersi proprio la fessura che era a disposizione. E ha fatto anche un gran bello accosto. Rosanna gioca il 3, non gioca proprio giro. Vediamo se passa dal pallino per pochissimo. Però si è preso un tiro o dentro o fuori qua Giampiero. Non è che mi abbia entusiasmato. Pigliato 6, Pelotti Franco. Ma sai, però l'avesse fatto avrebbe vinto sul colpo. Non è che c'erano molte altre uscite. No, magari un qualcosa di... Vediamo la chiusura, scusami, per Valotti. Uno sfaccio, realizza 32 punti e chiude il primo set. Un set giocato davvero benissimo da entrambi, da cui abbiamo preso anche molti spunti tecnici. E direi che le scelte di questi due signori sono state impeccabili. Assolutamente, sì, poi ci poteva essere, diciamo, il punto di vista, come su questo tiro di Giampiero, però... E a livello di ascolto anche su Facebook non siamo malissimo, No, siamo quasi sulle 100 unità. Sì, abbiamo sfiorato prima oltre 80 unità. Magari se i nostri telespettatori condividessero il video ci farebbero un po' una cortesia per cercare di divulgare il più possibile. Sì, nasce per l'iniziativa di Facebook, nasce essenzialmente per questo. Più il video viene, la diretta viene condivisa, più chiaramente dà la possibilità a tutti di guardarla e a noi dà più visibilità e quindi più potenzialità di migliorare ulteriormente nel futuro.
Comunque, considerando che siamo solo alle qualificazioni, c'è stato un incremento sostanziale delle iscrizioni al canale, che sono arrivate quasi alle 3.000 unità. E adesso con questa novità di Facebook contiamo di arrivare a farci conoscere da più persone possibili. Quello è chiaramente l'obiettivo. Sì, diciamo che Facebook sdogana, vuole sdoganare anche un po' il biliardo, nel senso che su Facebook può raggiungere anche non quelli, solo gli appassionati. Sul canale YouTube di Fibis TV tendenzialmente ci capita l'appassionato, mentre su Facebook ci può capitare chiunque. Certo. Quindi. Però ci suggeriva il nostro grandissimo regista Mirko Bianchi, se i nostri utenti si iscrivessero al canale sarebbe meglio. Qui difetta sull'ingresso Gian Piero Rosanna su questa biglia libera. L'errore che non ti aspetti, non se lo aspettava neanche lui. Il Valotti adesso va a prendere. A prendere la mezza stecca in dotazione al palais, questo magnifico palais. Magico, direi. Questo ambiente sa di magia. 18 biliardi che sono stati allestiti da Maurizio Landolfo. Stati allestiti e bene. E anche molto bene, sì. Valotti 22. Sempre attentissimo Maurizio ai difetti, agli assestamenti dei biliardi, anche il televisivo è stato corretto qualche volta perché chiaramente sono biliardi installati per l'occasione e quindi Sì, si chiaramente possono poi muovere. il televisivo ha una moquette sotto dove magari si deve anche un po' stabilizzare. Beh, dobbiamo essere anche orgogliosi del nostro set televisivo che è migliorato nel giro di una prova in modo esponenziale, anche perché Fibis TV è una neonata, è ancora una bimba e quindi Deve crescere, deve piano piano. crescere. No, sono stati fatti degli investimenti importanti da parte della federazione, da tutte cose volute dai nostri dirigenti federali e chiaramente noi li ringraziamo e tutti gli appassionati secondo me si devono, insomma, devono ringraziare la Fibis perché sta facendo un magnifico lavoro anche per la divulgazione di questo sport con Fibis TV. Adesso abbiamo un tavolo televisivo che non ha niente da invidiare, la butto lì quasi a quello di Fox, insomma, a parte la telecamera, come si Si chiama? chiama La Jimmy. Jimmy. Adesso No, Jimmy. abbiamo davvero tante inquadrature, Io tutte ho soltanto quelle. ancora una cosa da chiedere, l'ho detto al mio regista, che è lo Strator, che poi è una contrazione, Strator, è una contrazione che viene usata durante il commento con la regia per indicare questa lavagnetta elettronica che è proprio un marchio, si chiama Telestrator, e allora per chiamarla mi è venuto il termine contratto Strator che mi è piaciuto da morire. Qui c'è stata una mezza steccaccia o ha fatto a me? Ma io penso che abbia tirato proprio l'accosto. Ah Ah, no. no, è stata una mezza steccaccia. E se è steccaccia è fallo. Dall'alto non me ne sono accorto. Tutto pulito. Ci chiedono sul canale Intanto di scusami, guarda cosa tira fuori Giampiero, se questa va dietro pallino è un super E capolavoro di questa la Giampiero mettiamo Rosanna, nel un nostro super archivio. capolavoro. Angolo di mezzo colpo di frustata a centralizzare e arrivare pallino. 3. Quando, faccela rivedere, guarda la frustata No, di questo. Giampiero, La velocità con cui è fantastico. entrato e poi il gesto da carambola di essere ritornato dentro la palla. Che cosa bella questa. Bravo Piero. Allora, caro Nicola, ci stanno chiedendo, e parlo adesso sulla diretta Facebook, ci stanno chiedendo pronostico big. Perché non ci date il vostro pronostico Sul per... vincitore di Saint Vincent? Sì. Accidenti. Mi prendo qualche minuto per pensare.
Poi ve la raccontiamo questo fuori onda. Dillo, dillo, puoi dirlo. Mi prendo seriamente Andrea Quarta, che io sento che Andrea, secondo me, ce la Chissà può come fa. fare. Mi Con prendo. il cuore tifo Gianluca Lanscimbene, chiaramente. Grazie, socio. Allora, io mi prendo una partita, anch'io faccio un pronostico di cuore. Gianluca Perché Lanscimbene. quello è il sogno, no? È Non è quello. il pronostico di cuore. Allora, il pronostico di cuore è tanto per cambiare. Quindi se dico tanto per cambiare, sai già quello che sto per dire. Vediamo se mi conosci. Davide Martinelli. Esattamente, esattamente. Bricolla per Valotti. Questa viaggia molto Ma molto bene. tanto bene, ma tanto bene. Bravissimo Giampaolo, bravissimo. Ci stanno regalando un tipo di Goriziana davvero eccellente, questi due giocatori. C'è stato un piccolo sbaglio nel Nel punteggio. punteggio, Il sì. signor Pelotti Franco di Brescia ha sbagliato 6, 10 a 3. Ecco. Se assente, procede. Vediamo se ha a disposizione un calcio di traversino Giampiero, penso che lo giocherà di misurissimo. Ma non lo gioca ad andare, questo era il rischio. Questo era il rischio a non giocarlo di misurissimo. E noi abbiamo compiuto adesso le 100 unità, siamo arrivati a 101 pochi secondi fa, quindi 100 volte grazie, vi diciamo. Di misurissimo anche questo fisso per Valotti. Valotti Realizza tenta. 30 punti. Anche questo tiro che è scontato solo all'apparenza, eh. Risponde di calcio sul largo per Giampiero Rosanna, che affonda benissimo l'effetto sulla biglia bianca. E lo fa in un modo più che buono. Peccato corto, peccato corto. Ma corto davvero di qualche millimetro, Gianluca. Sì, perché tutto sommato se fosse arrivato e ci fosse stato il birillo da 16 erano i birilli che 6. facevano più male in assoluto. Sì. Così purtroppo si espone a Parisco una replica, una Gaetano, passata e Gaetano mezzo per questo Tonino, traversino Brescia, Iago probabilmente. 6, Parisco No, però Gaetano, tocca di Castellano contro, quindi Tonino. no, tutto regolare. Gli vola via. Perché ha messo quell'effetto che gli fa cambiare un po' la battuta nell'impatto. Vedrai che gli spinge, vedi che spinge nell'effetto, quindi si sposta. Guarda come ha Si è spostato. spostato dal punto che aveva mirato. Esatto, e quindi chiaramente poi la palla, complice anche il biliardo nuovo che scivola di più, va via. 96 per Valotti. Rosanna di una passata. Non l'ha presa piena come avrebbe voluto. Alla fine fa 20 Rosanna, punti però. 20. Attenzione, socio, c'ho un pronostico a favore. C'è un signore, si chiama Giuseppe Leo. Ha scritto: io sono molto fiducioso sull'atleta che ha pescato il numero 177, che tra l'altro sarei io. Accidenti. Appunto sui cavalli zoppi. Qui con molta fortuna esce via in modo un po' rocambolesco Valotti. Vediamo se la gialla corre così tanto da lasciare una raddrizzata a Rosanna. Subito sulla fila, penso, Piero non rischierà l'incandelo di seconda. Deve allungare un po' più la battente per non finire in angolo. Qui ha tagliato. E ha tagliato abbastanza, sì. Vediamo se di quarta passata può avere delle soddisfazioni questa biglia. Direi proprio di sì. Anche questo è Salvo, quarta. soltanto, è solo apparentemente fortuna, Insomma, perché passare il castello vuol se si dire tira una 3 e mezzo, l'errore è andare di là, non è stare corti. che Quindi, almeno eviti di perdere un'eventuale sponda palla ma anche garuffetta. all'italiana, se tu stai impostando un'esecuzione a 3 passate e mezzo, l'errore grave è quello di rimanere corta, a meno che non hai le biglie che si disegnano da sole. Ma Certo. dove giochi soltanto la contraria, se devo rischiare, rischio di passare. Mi prendo un passaggio in più sui birilli, tra l'altro, volendo. Eh sì.
gancio per Valotti, che gioca questo colpo ancora in maniera favolosa. Valotti, 60 punti. Certo, questo signore i calci vicino all'angolo, specialmente gli schiaffi, li ha fatti tutti. Sì, ma questo signore la Goriziana la conosce davvero tanto bene. 150 Rosanna, 156 Valotti, che con questo capolavoro si riporta addosso, anzi supera il due volte campione del mondo. Sponde palla di parabola per Rosanna, bisogna stare se riuscire grosso a farla di misura per pochissimo, e mancava solo un altro pizzico sull'entrata, avrebbe fatto uno stracapolavoro. Ma ha fatto lo stradifficile, perché era difficile prendere pieno così e fare gli stretti. Lascia andare il braccio Valotti, vediamo se rientra. Ecco, questo secondo me è l'errore. Questo è quello in un incrocio a semplice e doppio, ma in genere questo è un errore da non fare, cioè pagare questa rimanenza. E qui è andata anche mezzo bene, perché la biglia si è distanziata un po' dall'angolo. Qualora fosse stata più vicina all'angolo, è praticamente un tiro fatto. Adesso si può sbagliare. Antonioli Gregorio, Reggio Emilia, Amianti Luigi, Torino. Bigliato 4, Antonioli Gregorio, Amianti Luigi. Difettosa nella realizzazione, ma perfetta in tutto il resto, questo due sponde. Va a controllare la distanza della palla bianca dalla sponda lunga e scaverà l'entrata, perché sta puntando l'effetto a sinistra. Eh sì, qui la deve praticamente mirare di prima. Di prima. E infatti, dall'alto della sua esperienza, è andato su quella porzione che, qualora dovesse intercettarla di prima, avrebbe un passaggio difensivo. Ma questo tutto perfetto. Sai che questo sarebbe un tiro di scuola da portare ad esempio? Sì. Dicendo proprio se la prendi di prima non succede niente. Non succede niente, che cosa deve succedere? Anche perché non entrare è rimpallo, e allora lì succede qualcosa. Lì succede il disastro. Prenderla di prima non succede niente. Qui gioca il duomo di tre per battere con la sì, sua sul pallino, sul da pallino e creare un traversino praticamente di misura con la bianca. Aia, qui ha preso un abbaglio. Ha preso un abbaglio sulla battuta, perché non sì, la parte di errore era completamente dall'altra parte. Sì. Vediamo qui se Giampiero tirerà a mantenere la posizione del pallino di una passata come ha fatto prima. Infatti si posiziona esattamente per fare il filotto di prima, una passata. Quanto mi piace questa soluzione alla Goriziana. E qui fa la barba al filotto. E un altro errore, piccolo errore di Giampiero, di forza. Questo è di forza, perché allungandola avrebbe trovato anche la copertura di pallino. C'è spazio per questo 2-3. E qua ha rischiato per poco di fare un altro perfetto Giampaolo Valotti. Angolo di Giampiero Rosanna, questo era difficilissimo, che replica a questa quello distanza precedente. Guarda che bella questa forza, sono già due angoli che batte così. Queste erano molto lontane le biglie, eh. Difficile essere preciso marcando l'effetto a destra, perché gliene ha marcato molto. Sì, ma bello anche perché distanzia la sua dall'angolo. Addirittura qua costringe Valotti a una bricolla non semplice, mano sul legno. E entra in un modo esemplare e trova una difesa trasversale. Quante ne sanno questi due ragazzotti? Questi due ragazzotti che fanno più o meno 150 anni in due. In accosto Giampiero Rosanna va a cercarsi... gli è un po' sfilato davanti. Sì, buon per lui che è sfilata poi ancora di più la biglia bianca, e allora non lascia un traversino di stretta.
E qui si può anche giocare il Pelù e basta, o addirittura Andare in giocare il centro, tre, pallino da sì, tre. andare con tutte e due sulla mezzeria longitudinale del Sì, la biliardo. soluzione migliore per non perdere un calcio dietro. Questa non mi piace. Secondo me l'ha presa più scarsa di Del quello che voluto. voleva. L'ha fatta benissimo, però si è preso un bel rischio, eh. Ma secondo me non voleva andare nella buca, eh. Cioè, me l'ha presa proprio troppo fine. Si appoggia dalla lunga, lunga, lunga. Sì. Costo delicatissimo. Sembra buono però. Sembra Eh sì, buono, sembra bravissimo buono, Gian Piero. bravissimo. Anche l'accosto è un tiro assolutamente non scontato. Intanto state cominciando ad essere davvero tanti, come era nelle nostre Ricordo speranze. 6, ultimo appello per Castellano Torino. Per l'arbitro sei assente, procedere. Cerca di distribuire questa forza davvero difficile da bilanciare. E qui un altro capolavoro di Valotti che si è preso un bel rischio, però l'ha fatto in un modo favoloso. Sono rimasto senza parole, ti dico la verità Fantastico questo. perché. Questa uscita con un'eleganza davvero No, ma ti fa bellissima. vedere anche la conoscenza che ha il giocatore, perché non può essere un caso, no? E quindi c'è tanta conoscenza. Purtroppo per Giampiero qui passa lontano sul birillo. Ma fa un gesto di disappunto, quindi probabilmente c'è stata una piccola imperfezione Perfezione delle di traiettorie. trattoria, sì. Sceglie l'angolo. Al biliardo 6, Bastarelli Ernesto, Pescara, Carle, Gilberto, Torino. Biliardo 6, Bastarelli Ernesto, Pescara, Carle, Gilberto, Torino. Decide di giocare l'angolo e lo precisa molto bene Vallotti. E ancora il rosso, 18. 18 punti. Perfetto, buon per Rosanna che esiste. La possibilità di tre sponde di calcio. Sullo stretto a centralizzare le biglie. Buona uscita questa per Giampiero. Più che buona. Cioè, nel punteggio ha segnato solo 8 Vallotti. Ecco qua. Mancavano ancora 10 punti. 196 a 180. Partita bella, equilibrata, quindi da suspense. Dovrebbe essere una semifinale di batteria, chiedo al nostro Sì, Mirko mi Bianchi. sembra di sì, perché Giampiero aveva già giocato il primo incontro, quindi. Rosanna. È un'occasione importante questa per Giampiero. Questo gancio non ce l'ha, stecca bassa, deve parabolare, quindi fa diventare il tiro più complicato. Centrato perfettamente. È mancato davvero poco a fare il capolavoro Giampiero qua. Diamo la forza perché se è lungo paga sponde Comunque la qualità di questo set si nota Gianluca. Anche dal biglia. Che fatto il che ancora pallino il ancora. pallino è rimasto nella sua posizione iniziale. La qualità di questo pensare in sincrono denota che abbiamo bisogno di uno psicologo, perché io stavo pensando, ti giuro, la stessa cosa. Infatti hai visto che te l'ho Hanno detto sul... rispettato la posizione del pallino. Quindi non ci sono stati dei tiri casuali o dei tiri molto forzati. Che è il bello di un biliardo Questo stanno giocato bene, giocando via. un biliardo davvero, davvero Giocato bello, bene, giocato davvero bene. bello. Secondo me se un giovane vuole imparare questa disciplina, che è difficilissima, la disciplina del semplice e doppi, secondo me dovrebbe portare in esempio, dovrebbe vedersi questa partita. Una partita dal capello bianco, come abbiamo detto, e con
tanti spunti su cui un giovane qui vedi andare a ricercare di bere quel birillo esterno, il 2. Ah, no, ah, qui l'ha giocata nello stesso modo in cui aveva giocato quando era rimasto, quando era rimasto nell'angolo in alto a sinistra. Sì. Pensavo che la giocasse a stecca bassa dalla zimutale, non mi era accorto che aveva alzato il calcio della stecca. Qui Giampiero c'ha il passaggio anche di prima su questo sfaccio. È classico. Qui non ci si può fare nulla. In quella che, posizione lo fai di prima o fai 16-16. È quello che ti dicevo 8-8. Su quello sfaccio di prima, vero? Di Renzo. Esatto, esatto. Nella diretta precedente. Che è uno sfaccio di, perfetto, di qualità. Lunga, lunga 10 con la battente, forza perfetta dell'avversario. Sono quelle posizioni dove volendo dovresti avere il cuore di toccare con un leggero effetto buono, quindi in questo interno. Caso esatto, verso destra, no no, verso destra per incandelare dopo il sì, 16. Sì, 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 però cioè, come ti sbagli un attimo lì veramente fai il disastro, volano entrambi e qui un'eventualità del tiro, prenderla di prima, realizzare il pallino. Ma secondo me, visto la forza, era proprio voluta. La forza del gancio era... Sì, lui ha giocato l'entrata. Ha giocato l'entrata, se prendo la palla Marco 12 vado via. Sì, oppure se entra al massimo farà il duomo di tre largo, ma avrebbe fatto il pallino con la sua. Quindi calcio in divisione, Giampiero. Ha cercato proprio la candela. Ha tirato il tiro. Era difficile, perché c'era poco spazio, era molto vicino alla sponda corta. Ma sai che comunque non lo biasimo, perché è una palla che nel tempo sono più volte, la fai più volte di quanto la sbagli. Qui è preciso molto su questo sfaccio. È preciso Valotti. Anche nella forza, questa risale a 3 1/4 e si mette proprio in diagonale, nei neutri. Dovrà andare di parabola o di duomo di tre con la lunga vicina? Guarda, c'è un signore che mi ha mandato un messaggio su Messenger e mi dice che Paolo Vallotti è stato 4-5 volte campione provinciale di Brescia tra il 95 e il 2005, quindi non facciamo fatica a crederci un pochino. Assolutamente. Sì, chiedo scusa, mi stanno dicendo se potevamo rispondere ai messaggi, ma siete veramente tanti e quindi dovremmo passare la diretta a rispondervi. Qui voglio vedere se gioca il traversino oppure se si affida alla sponda lunga. No, gioca traversino di prima, arrivare pallino. Sì, lo chiude di colpetto e gioca la forza del pallino e basta. Sì. Sul largo non succede niente. E non anzi, gioca la sua. Eccola lì. Qui se avesse giocato meno la sua... Sì, l'ha guardata un po' troppo. Ha voluto giocare tutte e due le biglie. Sì. È una palla dove... Se salta a mezzo non succede niente. Non succede niente perché viene trattenuta magari con un po' di colpo sotto, un po' di effetto, poteva toccarla verso destra. Avrebbe precisato meglio il castello e non avrebbe offerto questa possibilità a Giampiero che non la sfrutta. Addirittura fa la cosa difficile, entra troppo. Però adesso guarda, la sto rivedendo nella diretta che è leggermente differita rispetto alle nostre parole di YouTube e probabilmente anche nel... Si poteva pensare di giocarla di sponda quella palla, vedi? Era lunga lunga, eh. Bravo. Garuffa. Entra con una precisione favolosa. 36 ancora Valotti, ancora. 36 punti. Certo Giampiero, pur giocando un bel biliardo, ha trovato questo signore quasi praticamente di parietà che gliela ha fatte davvero tutte. Sì, non è che si possa recriminare chissà che, Rosanna. Perché anche questi dove non c'è realizzo, questo non lo puoi pensare come un errore. La forza l'hai data giusta. Esattamente. Sei stato sulla palla, prendi l'ingresso esagerato e apri. Non è che si possa fare di più. Bricolla per Valotti. Quindi sfila via. Se sentite anche un rumore della no, stecca. Uno stacco felicissimo. Della stecca, no, della stecca sul della tavolo. Stecca sul tavolo, sì, ha perso un po' il controllo quando è uscita dalla stecca. Vediamo se qui Giampiero riesce a trovare questo ingresso. Vorrebbe dire molto per lui.
che vorrebbe dire realizzare sicuramente il pallino e forse andare a mettersi, a nascondersi in angolo e anche forse a realizzare. È un'intercetta di prima, Giampiero. Non ci voleva la bevuta. Si regala 16 punti che portano quasi a più 100, a 300 punti Valotti. Guarda, io in questa partita faccio il tifo per Giampiero, scusami, solo per vederne un'altra di questi due signori. Non me ne vogliano i sostenitori di Valotti, ma per vederci la bella, sì, sì. Sono perfettamente d'accordo. Questa gliela dà di rientro. Non scappa. Aia! C'è stato. È rientrata. Rientrata un po' tanto. Spostata, sì, la palla. Complice anche una forza, secondo me, un po' ridotta perché l'ha presa troppo scarsa, quindi questo rientro è stato un l'ha po' esasperato. Un po' allungata un po' troppo la steccata. Sul rosso, Rosanna, su questo traversino di calcio, scusate, su questo striscio di calcio, 36 punti. 36 che danno morale. Eh sì, Giampiero non la deve mollare questa partita, perché alla fine non ha giocato male, non si deve incolpare di molti errori. Trovato semplicemente. Se c'è stato qualche errore, è un errore fisico che può avvenire in due set. Adesso no, stavo pensando media, più o meno una media 15. Sono 20, 30 steccate a partita. In 60 steccate fare qualche errore è più no? che normale. E qui deve attaccare questa bricola. Giampiero Rosanna si trova sotto più di 70 punti. E questa viaggia molto bene. Viaggia molto forza. Bene. La forza è buona, Gianluca. È buona anche la realizzazione. Due marcature consecutive per Giampiero Rosanna. E si rifà sotto. Abbiamo in diretta, appena entrato, anche il grande Eliomar Berruti, il nostro uruguaiano, dico nostro perché Eliomar ha vissuto tanti anni in Italia, non so se adesso è tornato a vivere in Uruguay o se vive ancora in Italia e va in Uruguay qualche volta. Al volo direttamente dalla corta. Ah, senti là, anche i gossip ci dà il nostro regista. Mirko ha detto: penso che Eliomar e Valotti si conoscano. È informato di tutto, è proprio un regista a tutto tondo. A tutto tondo, non tutto tondo, perché è un fisico invidiabile quello del nostro regista Mirko Bianchi. Angolo per Giampiero Rosanna. Vediamo se allunga anche questo, lo gioca di misura. Questo lo gioca giustamente di misura. Peccato perché la fa stretta e lascerà uno sfaccio a Valotti. Qui ha rischiato qualcosa Giampiero. Insegni Soso però che formazione che vince non si cambia. Due esecuzioni perfette su una strada simile con quella forza. Dici secondo non c'è me, la proporzione. No, secondo me il lato buono di Giampiero è più quello dove... Sì. Ci sta. Quello dove riesce a precisarli meglio. E qui una sfumatura un po' sfortunata, non eccezionale come esecuzione, questa di Giampaolo. Trova il rimpallo di terza che gli nega il filotto che poteva avvenire anche di seconda. Ha lambito fondamentalmente la fila. Il giro per Giampiero. Lo gioca a ringaruffare e sfonda il castello. 34 punti e questo è un favoloso. Questo è un perfetto, bravo Giampiero. Addormenta la palla battente praticamente vicino a sponda, non c'è nemmeno una biglia. Una marcatura cospicua. 3-10 a 3-24. È ancora lì, ancora Giampiero in corso. Giampiero è in serie aperta, Gianluca. Sì. Un parziale di circa 100 e passa punti. Si affida all'accosto di lunga. No, la tira. O no?
la tira. C'era questo rischio, c'era questo rischio. 52 punti per Rosanna, che non mollando assolutamente niente, adesso alla punta sulla stecca la palla della Bella. Rosanna 38 a chiudere per Giampiero, la deve diminuire di forza. E qui Gianluca si è affidato tanto all'impatto col sul pallino. Impatto benevolo anche di più, perché praticamente congela la palla bianca nell'angolo. Sì, però siccome c'era questo rischio, Giampiero secondo me si è affidato tanto a quell'impatto, a prendere il pallino dopo aver battuto in lunga. Qui c'è stato un errore nel segnare i punti, perché 8 punti, no va benissimo, 3,62 era 38. Era 3,62, sì, okay. Sì, 38 a chiudere. Dalla Svizzera ci stanno anche seguendo quel signore che vedi, Daniele Palermo, si è laureato qualche tempo fa, campione svizzero, non mi ricordo di che specialità, e con molto orgoglio da parte mia, perché è stato anche un mio allievo. E quindi un saluto a Daniele e a tutti gli amici del Club Campania di Berna. In accosto, corta, lunga palla. Lascia biglia libera a Rosanna. 28 a chiudere, questa secondo me la gioca di colpo da lui. Sì, avrebbe poco senso in chiusura tirare a scendere, anche perché una l'ha già tirata e non in modo eccezionale. Quindi. Vediamo se rimane calmo Piero e porta la partita alla Bella. E questa fa le ali. Fa le ali, 16 punti. Però guarda. 16. Però una discretissima rimanenza. È ritornato tra di noi Miking 388, che ci dice ciao belli, finalmente ha capito, ha riconosciuto questa cosa. Dalla lunga d'effetto buono, è una presa di palla ideale per Valotti, che si salva ancora una volta con eleganza. Che bella uscita anche questa. Sì. Garuffa adesso per Rosanna. Buona. E adesso ti dico qui che cosa tirerei io. È la candela di misura. O di misura o tiro un dentro fuori. Perché lì è in una posizione che, se ci pensi, ha tanto sfogo anche fuori. Anche di seconda, sì. Fare 16 di prima, filotto di seconda. Tanto la partita, se non fai il capo, è brutta. C'è famoso il pallino, e poi ti svegli tutto sudato. Sudato, esattamente. Ma mi sa che la tira. Mi sa che mi dà retta. Io non ci penserai un attimo, anche perché è un dentro fuori questa, non può più aspettare. Guarda un po', eccolo qua lo sfogo che ti volevo dire. Se la bianca va verso il castello, 48-52. E lascia un tiro che Rosanna si deve più che guadagnare. Mancavano 76? 76, ma guarda. Se faceva 56 di castello all'andata... Sì, che cioè ci stava, perché lì che cosa tira? Sì, puoi rischiare. E guarda la bellissima chiusura, il tiro di Caria, fantastico qui, Rosanna, grande, fantastico. Bravo Piero. Sponda palla forte, 60 punti, bravissimo Giampiero, si va alla Bella. No, che partita hanno fatto questi due signori. Merita questo incontro, la doveva grinta andare di alla Bella. Bravo. La grinta di Giampiero Rosanna. Però Miking ci sta dando degli scarsi. Vabbè, noi però gli vorremmo può... ricordare a Miking che ci deve una pizza. Sì. Vediamo se si ricorda lui. Io ero testimone, quindi. Sì, no, anche perché mi ha fatto soffrire fino alle 3 di notte nella finale del campionato del mondo.
se avessi avuto una pistola, non me ne voglia Leandro Martinotti, ma se avessi avuto una pistola. Quindi, per punizione, dal momento che ha perso, ci deve pagare anche una pizza. No, no, non è quella la pizza. Non è quella? No, no, non mi ricordo. Ti dico soltanto. Ah, sì, è vero, è vero. Sono i principi del biliardo. Sì. Allora, Rosanna, questo a chi te lo tira? È venuto uguale a prima. Uguale a prima. Sì, sì, avevamo pronosticato la vittoria di Gualemi nei suoi confronti a tutti i doppi. Così si è verificato. Abbiamo anche un membro della commissione tecnica, Stefano Bertolini, che dice forza Vallotti, quindi evidentemente conosce anche lui il buon Giampaolo. Stefano Bertolini, che alla fine è il creatore di Mirko Bianchi, che è il creatore, è colui biliardo che ha inventato Mirko Bianchi, e quindi lo ringraziamo per averci creato Mirko Bianchi. Intanto guarda Giampiero questa sventaglina di prima intenzione. 34 punti. Che tra l'altro Bertolini è stato uno dei pochi, rispetto ai suoi atleti del CSB di cui è presidente, a non vincere la batteria. Gli vuol dire: Stefano, stai tranquillo, sei in buona compagnia. Valotti 24. Nicola Biondi, dopo questa cosa, commenterà il biliardo al Polo Nord. 24 punti per Valotti, trovati in modo un po' rocambolesco. Ci siamo un po' distratti. Sicuramente questa partita non merita molte distrazioni, perché stanno giocando veramente bene entrambi. Sì. Rosanna, ad aprire seconda e terza, ma con partita d'effetto. Con la prolunga. O sbaglio, sì. Con la prolunga, difficile. Difficile trasferire nel modo corretto l'effetto. Giampiero si affidava molto alla sua gestualità. Sì, che era quella di aprirla uscire proprio di steccata, non è, di andare con la punta verso l'effetto per agevolare l'apertura. Però non ci arrivava. Non ci arrivava, e quindi il contatto con la biglia è mancato e la palla non si è aperta. Giro a riportare le biglie nel medesimo quadrato. Guarda che bel bilanciamento che ha dato qua. Bellissima, che bravo. Forza. Due rossi, capolavoro. Bravissimo Valotti, bravissimo. Rosanna, di calcio, ad appoggiare. Mamma mia Giampiero, 104 per lui, giuro, mamma mia. Giuro, mi levo dalla postazione di commento e lo vado ad abbracciare. Questa è bella, questa la mettiamo davvero come sigla, Mirko, perché dobbiamo mettercela in qualche modo. Ma non per i 104, per come l'ha tirata questa palla qua. Questi segniamoli Giampiero, perché sono tanti. Questi 104 qua io non me li dimenticherei. Ce lo fai vedere il replay, Mirko? Da un po' più indietro, per cortesia. Aspetta, ritorna un attimo in diretta, perché questi, qua ne può fare anche molti Vallotti. Tira forte sul pallino. È andato vicino a farne tanti anche lui. Adesso ce lo puoi fare vedere il replay. Guarda come ha scavato la palla nell'effetto e l'ha mantenuta grazie a questo gesto dritta sul filotto. Bravo Giampiero. E guarda un po', questo è il replay di un angolo che ha fatto precedentemente. Però questa è dall'altra parte, quindi ecco perché ti ho detto formazione che vince non si cambia. Dall'altra parte, dal suo lato buono, lo tirava da quest'altra parte. Scusami, questo lato e questo sono identici, quindi anche prima doveva alzare, sì, la forza. Sì, è vero, è vero. Ho stranamente ragione. Oh, lui lo devo salutare e fargli complimenti. No, con l'effetto a destra. Con l'effetto a destra. Ma dalla parte prima, quando l'ha tirato piano, l'aveva con l'effetto a sinistra. Hai ragione. Capito? Hai ragione. Come quelli di prima. Sì, hai ragione. Però negli angoli, a parte un'imprecisione, è stato perfetto Giampiero, diciamo. 75% di realizzazione.
Parlavamo di giocatori d'esperienza, io non posso non salutarlo, il mio maestro Enzo Garini, che ha conquistato la batteria rendendomi davvero felice, perché Enzo è davvero uno degli stilisti di questo gioco. Sì. Un giorno ti ci farò fare una partita e capirai che cosa significa avere il braccio, socio. Anch'io, eh. Via 14, Passi Roberto, Como, Telese, Antonio, Torino. Via 14. Due a mo' di tre? Due a mo' di tre. A stare sullo sfaccio diminuito di forza. Allora, guarda, questa è una scelta che io apprezzo moltissimo. Lo sai perché, Gianluca? Lui non ha tirato le tre, perché la posizione ideale era di 5 sponde. Lui, secondo me, non ha tirato le tre perché sapeva che poteva lasciare una bricolla. Sì, anche perché è un tre che o fai perfetto, ci sta. La parte, ma anche, guarda che anche questa di presa di palla non è, certo che non era terribile. Certo, se che ricama Giampiero un giro così, Giampiero, che bravo. E guarda, e anche qua c'è uno spunto di scuola. Se hai visto, ha tagliato meno la palla. Per non andare in angolo. Bravo, per rimanere, vedi che è piatta la giocata, per rimanere in questa zona. Non c'era pericolo di rimpallo. Io questo è un giro che tendo sempre a portare d'esempio, perché quando non si è sicuri del bilanciamento, portare la biglia in quella zona lì di neutro, infatti a palla vista l'ha costretta a tirare una difesa. Di due sponde Rosanna apre questa posizione. Un altro finalista che sta facendo il ripasso per la finale, Giorgio Minelli, atleta della categoria nazionali. Adesso siete davvero tantissimi, soprattutto sul canale di YouTube. Siamo arrivati a 500 unità e quindi vi ringraziamo davvero di cuore, a nome mio, a nome di Nicola Biondi e chiaramente il nostro super regista Mirko Bianchi. Striscio di calcio adesso per Rosanna. Diminuisce la forza, gioca proprio la misura qua Piero, giustamente. Prende probabilmente il punto peggiore. Rosanna 4. È un po' il rischio, no? Di tirare lo striscio di calcio, ma è anche poco ponderabile questa porzione. Bricolla adesso per... Qua gli può far male, gli può far male davvero, perché è impostata sul largo del castello, quindi come smezza fa punti e occhiale. È andato vicinissimo. Sì, però... Però giocata in modo veramente impeccabile. Questa è da firmare. Valotti, 3 di calcio sul largo. Lascia in mare aperto la sua biglia. Sto pensando a come la tirerei. Io a lasciarla. Siamo in due. Sì, sì. Perché infatti, poteva guarda, cioè succedere io in testa questo disastro. Tiri a lasciarla, non è come a tutti doppio all'italiana dove bisogna prenderla quella palla. Lasci una palla in mano. Esatto. E abbracci la sconfitta. Abbracci, bravissimo, abbracci la sconfitta, pagherai 30. Anche perché se ci pensi, da quella posizione lì, se prendi il centro del castello, lasci comunque un'esecuzione frontale, non succede... No, poi col rischio che puoi prendere una porzione che ti lascia il traversino di calcio. Tra l'altro. Cioè, se stai in palla, allora lì può succedere ancora una cosa peggiore, che lasci un traversino facilissimo e poi puoi perdere anche una serie. Esatto, sì, sì. Se invece hai la fortuna di graffiarla, graffiarla il biliardo ti può... Certo, sul graffio massimo puoi trovare anche la difesa di castello, perché quell'altro non puoi si fare muove anche 60. Puoi fare anche 60, puoi fare... No, dico, se prendi il superpelo, l'altra perde forza, si incastra, cioè va dietro ai birilli e la tua va nel mezzo al mare. Sì, sì, alla fine poi lasci una conclusione frontale. È proprio, cioè, la differenza che fa vedere diretta. Le due. Ci sono le due specialità, no? A tutti i doppi stai in palla comunque, certo. Per a prenderla. E un po' di fortuna per Valotti, sì. Che trova 20 punti. Vediamo se qui Giampiero giocherà di calcio.
dalla corta. Di effetto. Sì. Bella. Aumentando la forza sullo stretto ci si stringe verso la lunga. E avanti. Ma sai che non sarebbe malissimo. Ma sai una conclusione che, di... che non mi dispiace neanche un po', e mi sa che da come si è orientato, perché si sta orientando oltre il pallino, quindi no. Decide per una conclusione di prima di misura, allora, o batti, sì, penso di sì, di misura. Giocata molto bene da Giampiero, ha ragione lui. Sì, ha ragione lui, con nonchalance, 4 virilli, 28 punti. Non era brutta, però, di calcio. .232 a .148. E quindi 2 a mo' di 3 ancora. O ha lo spazio del trasponde? Vediamo dall'alto. Secondo me ritorna sulle 2 a mo' di 3. No, punta al 3 strettissimo. Qua puoi lasciare un calcio di rinterzo, come si chiama in Toscana. Infatti lui è stato sullo stretto e allungato, però il rischio è di lasciare un calcio di là, sull'altro lato. E questo... Sì, il 2 a mo' di 3 ti porta meglio ad aprirle, a non pagare la sponda ma facile. Ma con quel pallino pensavo proprio che giocasse 2 a mo' di 3. Gli scorri davanti, puoi andare e anche a farlo. Qui secondo me è quasi un match point. Se lo fa, questo... mette una serie ipoteca e lo fa, 40 punti, che bravo Giampiero. Guarda là, anche Mirko Bianchi sta seguendo la nostra trasmissione su Facebook. Ah, non avevo visto, sono entrati anche, cioè, è ritornato Paolo Marcolin, dall'Olanda è ritornato Giovanni Carbognin, un saluto anche a chi è tanto lontano da noi. 272 a 148. Bricolla adesso per Giampiero Rosanna. Addirittura di parabola la deve costruire. Buona la forza. Ottima, direi. Garuffa per Valotti. Sta sull'interno, un po' di pericolo, un po' di brivido. Il pallino è manna dal cielo, perché su questa porzione poteva succedere ben altro. Adesso Giampiero starà in palla per realizzarlo lui da 4 quel pallino e allungare la biglia gialla nel quadrato inferiore, addirittura giocare di misura, e anche lui all'ultimo tuffo la prende. Prende prima la gialla, realizza anche lui 12 punti. Sai che ce l'ha? Ma questo pallino dici non... Faccela vedere dalla diagonale, Mirko. Forse dalla diagonale possiamo capirlo meglio. No, ci passa. Per il traversino? Il traversino di lì deve battere appena oltre il 20. Sì. Se sfila il pallino... Ce l'ha, sì. Il traversino c'è. Ci fai vedere il replay? Con l'altro effetto a stopparsi lì? No, volevo capire la battuta di quanto è passato dal pallino. Allora se gli è partito solo forte Gianluca. No, allora non c'era. Gli scivola via di buono. No, ho preso un abbaglio io, perché era la diagonale, quella lì che aveva era la diagonale del gancio, cioè la diagonale di un traversino però caricato di effetto. Così gli parte liscia, non ce l'aveva, ha fatto il massimo. Garuffa. Per Valotti, abbiamo visto, è una delle specialità della casa. Ne ha fatte davvero tante in questo match. Punta un grosso quantitativo d'effetto a scavare. Entra molto, buona la forza, divide. Bricolla adesso per Rosanna. Tre sponde, vediamo. Tre sponde, c'è pallino. C'è pallino, no, due sponde. Vediamo se la gioca senza effetto. Oppure ad allungare con l'effetto, senza effetto e... liscia ad affondare.
ha preso una delle migliori porzioni. Che gli garantisce una qualificazione. Sì, circa mezza palla con le biglie che si accompagnano verso in sincrono verso la sponda corta. Che qualcosa sicuramente di calcio per Valotti. Forse di due addirittura. Una buona conclusione. Sì, sì. 20 punti, 2,88 a 160, ancora angolo per Giampiero e allunga in fondo anche questo verso il pallino, qui un po' più impreciso. Vediamo se il pallino sullo stretto della traiettoria gli dà una mano. Penso di no, perché tanto avrebbe dovuto giocare. No, relativamente, perché il tre sponde di calcio... Il tre sponde di calcio ha la biglia libera per battere effetto a sinistra, Gianluca. Secondo me non disturba affatto. Vediamo dall'alto. Ah, riesce a mettere la mano? No, sì. Pensavo non riuscisse a mettere la mano. Ma non disturba affatto, parliamone, cioè deve stare tanto attento. Ma secondo me gli aiuta a dargli più effetto e essere più preciso, addirittura, pensa. Sì, insomma, non era... Ma secondo me non l'ha neanche guardato il pallino. No, probabilmente anche perché vediamo delle distanze dall'azimutale, si vedono delle distanze leggermente falsate. Ma... Rosanna va ad orientarsi per questo tre sponde di calcio. Sempre di due, Giampiero. Di effetto ad affondare. No, la gioca di misura. Di misura. Questa va via. Questa va via. Oh, presa all'ultimo tuffo. E che presa e di che palla. Presa. Tanto da attaccare quasi la sua biglia alla sponda corta. Da firmare. Non ritirerebbe neanche. Un saluto sia a Luca Marzio Mostro Garavaglia, sia ad un membro di un CSB di Loreto. Con un saluto a tutti in quella zona. Che ha tirato ad aprire questa posizione. Ha provato a rompere questo schema. Peccato per lui che lascerà un fisso dove Giampiero cercherà di portare tutte e tre le biglie sulla medesima direttrice. Sì, con l'effetto a destra c'è una bella proporzione. Diminuisce la forza della sua biglia. Anche se non fa steola non succede niente. Forse è meglio così. Perché la steola lo mandava... sicuro di sponde, poteva succedere qualcosa, così deve battere sulla palla, quindi forse è meglio così. Sì, la cosa importante era attaccare la biglia gialla sulla sponda corta, sì, che per non dare la possibilità del calcio, del fianchetto. Di sponda mi sa che ci va uguale, giustamente, dalla corta. Questa non era davvero difficile. Non era semplice. E paga questo striscio di calcio. C'è questo spazio per Giampiero. Rosanna prende quelli che valgono meno, 4 punti, ma lascia il pallino in interdizione sulla risposta. Lascia il birillo però che lo fa rimanere meglio. Prende il birillo, sì, che lo fa rimanere sì, bene. Perché quel pallino lì... Quindi lo deve creare quasi d'effetto. O stare sullo stretto ed aprire ad occhiale, che è molto più sano. Fa la barba al pallino. Mamma, e guarda che precisione. Che precisione. Alla fine lui non ha battuto con l'effetto, senza effetto. Piatta. Ma guarda dove è passato dal pallino. Ci vuole un coraggio da leone. Meno di un centimetro, Un paio, vai. Un paio di centimetri. C'era ancora qualcosa. Che occhio, questo signore. Ma. Qualcuno aveva scritto che hanno 150 anni in due. Sì, quindi, l'avevo visto prima. Quindi se sono ancora un po' bravo in matematica dovrebbe avere 77 anni questo signore. La mia domanda è, a 77 anni Gianluca...
non penso tu e io cosa faremo se ci arriviamo. Esatto, io penso che non me lo porrò quel problema lì, però qualora me lo dovessi porre, siamo lì belli seduti in poltrona social a raccontare dei buoni vecchi tempi. Tanto speriamo nella pensione, insomma, 77 anni. Sì, 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 col biliardo in casa. Giro di Rosana sullo stretto, difesa centrale. Va a guardare l'entrata e sperare in questo ingresso. Nicola Rachello, il papà di 3 di calcio. Chi è qua? Che è qua, l'ho salutato prima di si venire. È collegato direttamente dal palais, allora, che tanto bene ha fatto al biliardo con questo canale, dove si possono vedere veramente tante, tante, tante ore di partite di biliardo, una raccolta, un po' una bibbia per il giocatore di biliardo. Divisione Gian Piero Rosan, perfetta questa divisione, difesa d'occhiale. Adesso gioca a mo' di libro stampato Piero. No, questo non era mai successo. Mario da Madrid. Addirittura. Da Madrid, allora saluti anche alla Spagna. E come uscita direi che ci si può stare, eh? Ci si sta. Vediamo se decide di andare via in finezza internamente Giampiero. Questa è un po' insidiosa perché deve stare attento a non rimanere, a non prendere la grossa, tanto da rimanere a traversino di calcio. Ma sai che io questa la gioco di sponda. Oppure può andare anche sul duomo di 3. Infatti Giampiero non la rischia questa finezza perché sa delle insidie che si possono nascondere dietro a questo tipo di conclusione. È stato solo un po' abbondantino di forza, però non è che potesse succedere questo disastro a stare sul duomo di 3. Mezza garuffa per Valotti. 4 punti. Garuffa per Rosanna, che va a prendersi questo pallino che è pesante come marcatura questo punto della partita. 3-28-2-10, bricolo di tutto effetto per Valotti. Questa viaggia bene Gianluca. Eh sì, questa viaggia proprio bene. Mezzo effetto la giocata, non tutto effetto. 32 e si protegge con il pallino da una tre sponde. E qui Giampiero dovrà andare a toccarla per marcarlo questo pallino, per evitare di andare a fare fallo. Lo fa, è un bel fare. Eh sì, un altro pallino pesante per lui. Ti dirò che forse non ha a disposizione il fisso, perché questo pallino lo difende dalla parte superiore della biglia bianca, che permetterebbe a Valotti di fare il fisso. Il calcio è protetto dal pallino, si deve studiare qualcosa qui. L'angolo Paolo. Di prima, stare sulla lunga con tutte e due. Oh, lui sta tirando lo sfaccio a retrocedere, a fare una specie di buca a buca. È difficile, ma vediamo come riesce. C'è a pericolo quadrare. Di rimpallare, sì, nel quadrato sotto. Sotto la pena del pallino. Scambia benissimo, guarda, capolavoro bravo. Questo. Che bravo Giampaolo Valotti. Era il rischio era di rimpallare proprio sotto, infatti lo scambio è stato proprio sotto l'acchito del pallino, vedi? È stato qua lo scambio. Non è che c'è passato a due giorni.
Lo so, ma guarda, secondo me da come erano messe è passato anche troppo lontano. Era molto facile prenderlo, eh. Una sfumatura fortunata per Piero Rosanna che la prende Di prima la ricalcia. Cacalcio. in Toscana di Cacalcio, colui che immortala bei momenti dei Mobilia giocatori di 7, biliardo, Pierluigi il Como, milanese Minuti, doc Roberto Max Milano, Piero Cattaneo. 7, E un saluto Pierluigi anche a un Como, mio allievo del Roberto. Salento, a Claudio Resta. 2,70 per Valotti, 130 a chiudere per lui, mentre ne mancano solo 40 per Gianpiero Rosanna qui. L'ha già preso un paio di volte L'ultimo. questo rimpallo, gli parte evidentemente un effetto a destra involontario. Non penso nella sua intenzione ci fosse stato il fatto di contenere di lunga centro la battente. Risponde di calcio per Rosanna. Ancora in controllo, palla sullo stretto, biglie in mezzeria longitudinale, pallino che protegge probabilmente la traiettoria della garuffa. No, dovrebbe passare. L'uscita è un 12-13. Sì, no, non c'è la Ce l'ha garuffa. rivedere dalla frontale, Mirko? Ci dovrebbe Sì, passare. ci passa, ci Batte a passa. 15, quindi al 25, al mio 15, al 25, dividendo in decimi la Ma è sponda. No, qualcosa in più, forse. parte da 2, uscita 12-13, 14-15. Vediamo dall'alto. Se batte anche un po' più su del 15. Oddio, vista così noi ci passa una settimana, eh? Ho detto Infatti. era anche un po' più in su. L'ha dovuta forse un po' sforzare. Giampiero, sono curioso della sua scelta, se non batte sul pallino. No, per me batte soltanto il 12, così, e gira leggermente. Non No, si è succede. proprio disinteressato del Ah no, pallino. guarda, di misura la giocata, senza problemi. E qui è libera la traiettoria delle 5 sponde, Gianluca. La traiettoria delle 5 sponde. Vediamo A parte dall'alto. alle 3, pensavo che non avesse le 3. Sì, dovrebbe passare perché è una Sì, le 3 palla. Ma passa, sì. Gli passa anche il 5, più vicino. Certo che. ha fatto la barba, ne risulta stretto. Lo sta portando all'errore, lo sta portando. Qui vediamo se Giampiero giocherà il calcio al pallino con la bianca e Non è lo brutto. striscio. Che non è brutto, Qui si deve concentrare solo a prendere il calcio al pallino e di natura fa. eh? Lo Ma alla fine stringo, no, lo gioca rinuncia. quello di prima. Aveva il Addirittura. passaggio per il traversino. Adesso un po' anche chiudere. Sanna 18. Eh sì, aveva chiusura, poteva far 40 di traversino. Non aveva un angolo proprio per correre perfetto, però tutto sommato. Di calcio adesso Valotti. Ti Qui aspettiamo, deve Angelo. sfruttare la misurissima. E qui avrebbe potuto rischiare anche qualcosa in più a Sì, livello di forza. Era il momento, era il sì. momento. Dicevo, ti aspettiamo, Angelo De Donno, che si è qualificato al tabellone dei magnifici 238 da Volo dalla Roma. lunga, Giampiero Rosanna non ha controllo della sua bilia. E altra opportunità di calcio per Valotti. Adesso siete veramente tanti anche su Adesso siamo Facebook. quasi 200, Quasi 200 su Facebook e oltre, stiamo arrivando ai 600 su YouTube. Quindi adesso cominciate a essere tanti davvero. guarda un po'. Valotti non ci sta a cedere il passo. 32 punti. Sicuramente dovrà riguardare bene questa partita e farsi complimenti tutte le volte. Bricolla per Rosanna, 22 a chiudere. Rosanna.
8 punti, ha fatto la barba al birillo del 16 che gli avrebbe dato la vittoria sul colpo. .386. E qui c'è il pallino sulle tre sponde. Vediamola dall'alto. Sceglie di passarci intorno, a questa è difficilissima, deve allungare tantissimo Gianluca, o sbaglio? Allora la forza, la forza non aiuta, la forza non aiuta, anche per qua, qui si rischiava di fare quello che poi fondamentalmente è successo, di aggredire la sponda immediatamente, quindi non dare la possibilità all'effetto di sviluppare, anche vero che non c'erano tutte queste grandi possibilità. Piacciate la biglia sul posto, Rosanna? Sventaglina per Osanna. Mancano 12 punti. Otto punti ci sono e non ce ne sta altri. Certo fare 10 punti. Certo fare quel birillo e da non solo prenderne altri a partire dalla buca non è mica facile. Qui nei sogni ci potrebbe essere un rientro, filotto di colpo in testa di tre passate, se trova anche la difesa, di seconda fa centro a centro, allunga, quasi. Si allunga questa partita se fa questo tiro. Qua di seconda fa centro a centro. Se passa dal rimpallo fa buca di buca. Se passa fa buca buca. Ma sai che non è... Non è scontata questa partita. Non è finita. Qui Rosanna, vediamo se ha uno spondabilia. Fammi vedere dalla frontale. Forse ha lo spondabilia di effetto a tenere. Però lui giustamente non vuol rischiare, lo gioca di buono. Di buono lo può anche tirare a rovesciare. C'è anche il pallino. Ma pallino guarda da 3, pallino da 4, pallino bravo, da 3, pallino bravo, da 4, bravo, bravo Giampiero, l'avrebbe fatta anche da 4, sì, guarda. Sì, sì, sì. Davvero una bellissima partita, io davvero li voglio ringraziare entrambi perché ci hanno regalato davvero tante emozioni questi due signori che in due fanno 150 anni, quanta esperienza ci hanno regalato in questa partita, davvero grazie. Dire, io vedere giocare Piero in questo modo, lui che davvero è stata ed è un'icona del biliardo italiano, sono veramente contento. Noi per il momento ci fermiamo qui, non sappiamo, seguiteci sui social, non sappiamo quali saranno le prossime partite. E niente, quindi Mirko Bianchi sa qualcosa, non facciamo sappiamo tutto niente. In diretta. Cavazzano fra quanto? Una mezz'oretta Cavazzana. E quindi probabilmente se fra una mezz'oretta c'è Cavazzana ritroverete anche noi, se non abbiamo un impegno istituzionale che è la cena. Oppure io la scuola. Esatto, vediamo. Comunque avrete Cavazzana sul biliardo streaming, quindi sia su Facebook sia sul canale YouTube Fibis TV. Riguardiamo però queste due conclusioni. Guardiamo qualche quella, highlight. I replay di quella prima, quella di angolo che è andata a finire dietro a pallino. È passato poco fa. Se ce la fai Mirko. Sì, quello da 104. Ecco, guarda questo Gianluca. Non ti distrarre. Guarda l'angolo questo di mezzo colpo, sì, questo è un capolavoro. E poi il tiro, l'icona di questa partita è il tiro in cui Giampiero Rosanna ha fatto 104 di calcio. Guarda la gente, guardate la gente che va a complimentarsi con Giampiero. Il leone che ruggisce ancora. Dobbiamo chiudere, va bene, lo riproporremo nella partita con Cavazzana. Allora, o ci ritroverete nel commento, comunque potrete vedere le immagini, come vi stavo dicendo poco fa, sia su YouTube che su Facebook. Mirko Bianchi, Gianluca Nascimbene, Nicola Biondi per Fibis TV. Ciao.